Il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia di Lamezia Terme quest'anno ha voluto seguire le indicazioni della nostra Presidente nazionale Silvana Alesiani per cercare di costruire intorno al nostro sodalizio una rete di collaborazione tra associazioni e proprio per questo motivo ci siamo rivolte all'associazione Samarcanda di Manuelita Jacopetta con il suo marchio Fascino Bizantino e l'associazione Senza Nodi di Nadia Donato, che si occupa soprattutto dei più umili e che quindi rispecchia anche un aspetto del nostro convegno di Lamezia Terme, come dei convegni nazionali. Noi, insieme alle altre due associazioni, Senza Nodi e Samarcanda, vogliamo dare una nuova vitalità alle nostre attività dedicate ad attività ormai fuori della nostra memoria, o meglio non della nostra, ma della memoria dei giovani, i nostri figli, di cui a volte si perde il ricordo. Come un tessitore hai arrotolato la mia vita, mi recidi dall'ordito, in un giorno e una notte mi conduci alla fine. Cantico Isaia. È da qui che partiamo per il nostro viaggio insieme a Manuelita Jacopetta, presidente dell'Associazione Culturale Samarcanda. Manuelita ha dato vita al gruppo delle merlettaie, donne che solo per passione intrecciano, annodano, riannodano, fili per creare piccoli capolavori. Così, partendo dalla tessitura come metafora, si tesse la trama per realizzare laboratori creativi. In seno all'Associazione Samarcanda trova spazio la linea Fascino Bizantino, della quale è anima sempre Manuelita Jacopetta. Questa linea attinge alla tradizione storico-culturale del Mediterraneo e della Calabria, in uno stile unico dalla forte identità, fatto di suggestioni provenienti da epoche lontane ma che contaminano la nostra cultura. Gli accessori sono completamente realizzati a mano, in originale elaborazione denominata pizzo gioiello. I filati sono lavorati a crochet, a chiacchierino, a macramè, su cui sono incastonate pietre naturali. Il mondo bizantino ritorna così nei diademi e nelle croci tempestate di cristalli, perle barocche e coralli.
creazioni senza tempo, di grande ricchezza decorativa, ma creati con materiali poveri, adatte ad ogni donna. E questa un'arte democratica, molto femminile. La donna che l'indossa non sogna di diventare una regina, perché ogni donna è già una regina. Chi lavora con le mani è un lavoratore, chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. Chi lavora con le sue mani e con la sua testa ed il suo cuore è un artista. San Francesco d'Assisi. La tessitura è una delle attività artigianali più antiche, è un'arte di origine divina. Atena ne fece dono alla prima donna, a Pandora, e tramite lei a tutte le donne. Quest'arte divenne una metafora riferita alla vita degli uomini. L'intrecciarsi dei fili e le infinite possibilità di soluzioni creative che dava la tessitura si identificano con i percorsi della vita dei popoli, dei destini individuali. Esiste una mitologia tessile, il filo di Arianna, la tela di Aracne, il filo buio di Ananché. Il termine mito deriva dal greco e significa anche filo. Fare, disfare, annodare, riannodare è in fondo la storia e l'immagine della vita e l'abilità che permette alle donne di ricongiungere emozioni, parole e silenzi, colore e toni e formare, come altrettanti fili, il tracciato nel quale le parti si uniscono e si mischiano a creare il tutto dell'esistenza. Fuor di metafora, la tessitura, come le altre tecniche creative di Pizzi e Merletti, con movimenti sapienti e originalità di pensiero, intrecciano fili alla ricerca di soluzioni creative uniche, originali, bellissime. Il recupero delle antiche tradizioni manuali, oltre alla riaffermazione della storia e della cultura di Calabria, celebra l'orgoglio di appartenere ad una terra ricca di tanta bellezza. Negli ultimi tempi si è disperso il patrimonio di conoscenza dei nostri antenati. La tessitura popolare e le altre tecniche rischiano di diventare reperti archeologici. Le nuove generazioni, dette native digitali, non sanno utilizzare le mani per produrre opere originali. Opere che richiedono l'interiorizzazione di concetti sociali e morali, impegno e attenzione costante in chi lavora, conoscenza e passione. E quindi è auspicabile il recupero di arti e mestieri antichi attraverso i quali i giovani troverebbero una fonte di reddito e il recupero sociale per chi langue dopo l'abbandono scolastico, non avendo né arte né parte nelle pieghe del tessuto sociale.